Allora, siamo in pizzeria dopo la vittoria nel primo derby di quest'anno a Piscantina contro il BTV. Con noi Alessandra, top scorer della serata, 19 punti, davvero? 10 ace. Sì, stasera è andata bene, mi sono fatta perdonare per sabato scorso, non ho sbagliato tante. Ma scherzavamo prima, sicuramente l'impegno è stato differente perché sì, certo. Dall'altra parte la squadra era sicuramente meno prestante, era un po' in difficoltà molto giovane. Però noi non l'abbiamo presa sotto gamba. No, esatto, è difficile, spesso è più difficile giocare contro squadre giovani che sono imprevedibili. Allora c'è il nostro libero che cazzeggia, esatto, e adesso vi però ha palleggiato un pallone incredibile, bellissimo. Io ho fatto un punto in bagger in tuffo comunque. Sì, infatti. Vorrei sottolineare. Stasera è una serata diciamo abbastanza leggera, adesso abbiamo la Garis in casa e poi andiamo a Novente Vicentina, forse lì capiremo dopo queste due partite il nostro taglio di campionato. Esatto, sì, decisamente. Dobbiamo misurare contro delle squadre insomma, anche, che puntano anche a fare molto bene, quindi vedremo come va. Allora, un'ultima cosa, stasera spazio per tante ragazze e a un certo punto eri quasi vecchia in campo. Mamma mia, sì, sul serio, ero la vecchiaccia della squadra, sul serio. Cioè, sì. Tante ragazze giovani, tante che ragazze però giovani 2002-2003 che però hanno fatto bene. Impattato bene sulla sì. partita. Sì, bene, sì. Ringraziamo Alessandra che è ancora da, come dire, capire bene le interviste, quindi le prende un po' con agitazione. Ci vediamo la prossima settimana.